Buona visione da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your wheel partner. D-Link, benvenuto nella casa del futuro. Cari telespettatori, ben ritrovati! Oggi continueremo la nostra esplorazione nel mondo ginevrino con la seconda puntata speciale, tutta dedicata alle novità presenti al Salone dell'Automobilismo di Ginevra. Abbiamo già visto tante anteprime che sottolineano la voglia da parte delle case produttrici di far tornare l'automobile e il suo mercato protagonista nel mondo, lasciando alle spalle la crisi del settore del 2014. Quest'aria frizzante che si respira tra i padiglioni del salone e molto altro ancora ci viene raccontata dai nostri giornalisti, sempre alla ricerca dell'ultimo scoop dal mondo dei motori. Per cui direi che andiamo a vedere assieme le novità raccolte dalla redazione. Buon viaggio! Niente, non si accende. Ma che diavolina stai facendo? Ma che cosa usi per accendere il camino? Ma ti prego, no? Già, dimenticavo che c'è Elisa che sa far tutto, prego. Oh sì, lui bello, ma bravo zero, eh. Non t'arrabbiare, ti faccio vedere io, basta che butti giù il giornale. Allora, puoi usare diavolina Green Power Eco Ricci, in grado di garantire un'accensione naturale senza odori, per camini, stufe, barbecue. All'interno della confezione trovi 24 spirali in legno di abete, prodotti con energie rinnovabili che garantiscono una fiamma intensa per oltre 10 minuti. Tanto? Eh certo. Oppure puoi provare anche Diavolina Green Power 40 nella sua nuova confezione da 40 accensioni naturali. Anche questa è prodotta al 100% con materie prime vegetali e adatta per camini, stufe e barbecue. Non contiene petrolio e rispetta l'ambiente. Vedi che noi donne sappiamo sempre tutto. Con Green Power, Diavolina è sempre più verde. Prova anche Diavolina Green Power nella confezione risparmio da 85 accensioni naturali. Siamo ritornati a Ginevra, cari telespettatori, per il secondo speciale dal Salone Svizzero. Cominciamo subito col botto. Siamo in casa Porsche e cominciamo con 800. 85 cavalli, 500 della nuova GT3 RS, 911 GT3 RS e 385 per la Cayman GT4. Andiamo subito ad ascoltare il presidente di Porsche Italia. Anche in questo salone di Ginevra gli appassionati del marchio e non solo non saranno delusi. Due grandi novità, una anche per un inizio, per un ingresso importante in casa Porsche, mi riferisco a Cayman. Beh, è un ingresso già annunciato da un po' di tempo perché è un modello che è uno dei pilastri della nostra sportività che oggi presentiamo qui nella sua versione più sportiva, cioè la GT4, che ha una caratteristica molto particolare proprio per essere adatta al porscista più puro, che è quella del cambio manuale. Ecco, forse non è del tutto corretto, io parlerei di essenzialità che ha già dato però degli ottimi risultati e gli appassionati lo sanno, il cronometro ha dato ragione a questa scelta tecnica e a questo layout tecnico di una vettura che ancora una volta è velocissima. Velocissima, lo dicono i 7 minuti e 40 secondi sulla Nordschleife, lo dicono i 385 cavalli, lo dice il rapporto peso-potenza e tutte le caratteristiche tecniche di questa auto che appunto riassume in sé tutta la sportività tipica di Porsche. E un po' più in là, ancora più alle nostre spalle, una 911 che ha ancora qualcosa in più, veramente l'asticella si alza di salone in salone e di semestre in semestre. Beh, i nostri clienti appassionati, i nostri puristi saranno sicuramente molto soddisfatti da questa presentazione perché effettivamente oltre alla Cayman GT4 abbiamo la 911 GT3 RS che è la quintessenza della sportività. 500 cavalli, qui l'asticella si abbassa ancora di 20 secondi sulla Nordschleife, il cronometro si ferma appunto a 7 minuti e 20, addirittura quest'auto è riuscita a battere il record della carriera GT.
Suzuki è presente qui a Ginevra con tutta la sua gamma, le sue novità di prodotto. Pensiamo a Vitara, pensiamo a Celerio, però guarda al futuro ed è questa forse la parte che desta più l'attenzione. Parlo dei due nuovi concept, partiamo dalla prima, il K2, che vettura sarà? Il K2 è il prototipo di una vettura che vedrà la luce all'inizio del 2016, è un segmento B per i non tecnici, una vettura urbana compatta, contenuta nelle dimensioni, sono 4 metri. Il suo punto di forza sono i consumi molto ridotti perché, pur essendo molto robusta, è assai leggera. L'altro grande punto a suo favore è che la leggerezza riesce a ridurre i consumi e anche ad ottenere i massimi vantaggi dai motori ibridi che vedremo per la prima volta su una Suzuki. IM4 è il prototipo di un SUV compatto dalle performance anche stradali eccellenti. Ha nel design il suo punto di forza numero uno, perché a noi italiani tutto sommato piace acquistare le vetture belle. E ancora nei bassi consumi, che sono garantiti di nuovo dal peso molto contenuto della vettura, la trazione 4x4 è un marchio di fabbrica, quindi non avremmo potuto prescindere da essa anche su IM4, e la grande modularità degli spazi. Tra tutte le soluzioni menzionerò il sedile posteriore scorrevole, che permette di dare priorità una volta all'abitabilità posteriore, un'altra volta al bagagliaio. Allo stand della casa automobilistica Subaru gli occhi sono puntati su un nuovo modello, si chiama Levorg ed è una station wagon un po' particolare, forme eleganti ma con un frontale piuttosto aggressivo. Frontale aggressivo, fosse altro che c'è appunto la classica apertura sul cofano, la bombatura sul cofano che ha contraddistinto in passato quelli che sono stati i nostri prodotti sportivi per eccellenza. L'Evorg vuole essere una station wagon molto versatile, fosse altro che appunto ha una motorizzazione benzina 1.6 turbo a iniezione diretta, ma allo stesso tempo le dimensioni sono quelle di una station wagon reale, nel senso che 4,70 m circa gli danno una connotazione di macchina per famiglia, una famiglia molto dinamica, perché effettivamente la parte estetica si denota subito la muscolosità, la sportività di questo prodotto. Quando la vedremo in Italia? Beh, devo dire che è ancora presto, perché questa è un'anteprima europea. Il mercato europeo praticamente è stato preso come primo mercato di esportazione, oltre naturalmente al mercato domestico, e la vedremo alla fine dell'anno, quindi dobbiamo ancora aspettare un pochino e per questo motivo non abbiamo ancora tantissime informazioni da divulgare. Ecco, di fianco alla Levorg però abbiamo una sorella invece che conosciamo un po' di più, la Outback, che qui si presenta con una versione un po' particolare e una tecnologia che aiuta il conducente. Di cosa si tratta? Outback è la nostra ammiraglia per eccellenza, rivista completamente, perché se apparentemente la macchina sembra quella del modello precedente, però messa assieme si vede quanto è cambiata, non solo del design ma soprattutto nei contenuti, per rendere la macchina molto più confortevole ma soprattutto molto più sicura. Non a caso Outback a livello europeo viene commercializzata con il sistema EyeSight di serie, che è un sistema di prevenzione agli urti. EyeSight usa un sistema di telecamere stereo, vale a dire due telecamere che replicano in qualche modo quello che sono gli occhi delle persone. Questo ci permette di dare maggiore tridimensionalità agli oggetti e questo naturalmente ha tutto vantaggio della sicurezza della vettura. In casa Volvo occhi tutti puntati sulla nuova XC90, l'ammiraglia della casa di origine svedese, che proprio qui al Salone di Ginevra viene svelata nella sua versione definitiva dopo averla apprezzata negli ultimi 2 anni in diversi saloni, ma nelle sue step evolutivi a livello di concept. Sì, qui vediamo la famiglia, qui vediamo XC90 nella sua realizzazione piena, con tutte le varianti, con tutte le possibilità di personalizzazione dovuta ai vari livelli di allestimento. Noi in Italia la avremo nel corso del mese di giugno, ma tantissimi clienti l'hanno già comprata, ancora prima che questa vettura sia fisicamente toccabile, quindi è l'inizio del nuovo corso di Volvo. Sicurezza, tecnologia straordinaria dal punto di vista dell'interfaccia uomo-macchina, quella che ormai si chiama HMI, design raffinatissimo, grande qualità dei materiali, utilizzo straordinariamente efficace dello spazio interno. Questa è un'automobile che fa partire una nuova generazione.
Una vettura che arriverà, come anticipavi, a giugno. Avete già un posizionamento di prezzo, livello di offerta di motorizzazione? Arriva un turbo diesel D5 da 225 cavalli, arriva un T6 benzina da 320 cavalli, poi nel corso dell'anno completeremo la gamma con un ulteriore motore turbo diesel D4 da 190 cavalli e poi il top di gamma T8, motore ibrido benzina elettrico da ben 400 cavalli. I prezzi partiranno, diciamo così, da appena sopra i 50.000 euro quando ci sarà il D4. Adesso l'attacco è a 56.000 e poi si sale fino a oltre 80 negli allestimenti più ricchi, che sono Inscription, Art Design, con la motorizzazione T8. Chiudiamo con una chicca, direi, tra le tante tecnologie a livello di sicurezza disponibili sulla nuova IC90, vorrei sottolinearne una con te che è un po', come dire, può essere un po' considerata il fiore all'occhiello di questa nuova vettura. Abbiamo due novità straordinarie che sono standard, tra l'altro. La prima caratteristica straordinaria è che il famoso City Safety, quel dispositivo che noi abbiamo di evitamento d'impatto, comincia a lavorare anche con macchine che vengono in senso opposto. Per cui, ad esempio, se ad un incrocio una macchina ci taglia la strada, la nostra automobile frenerà automaticamente anche quando noi magari non ci stiamo rendendo conto dell'impatto che sta per accadere. E questa è una prima assoluta. E la seconda caratteristica straordinaria è che la vettura si prepara a proteggere al meglio il corpo degli occupanti in caso malaugurato di uscita di strada. Il marchio Nissan è abituato a mostrare i muscoli con le tante declinazioni Nismo, ma forse la protagonista principale di questo salone di Ginevra è lei, la sua, è una concept, ma prefigura quella che sarà Micra per Nissan, che è veramente un soggetto importante nella gamma. Ecco, cosa stiamo vedendo con questo concept, come sarà e quanto si avvicina poi alla produzione? Sì, di fatto presentiamo oggi in anteprima mondiale quelle che sono le nuove linee stilistiche che Nissan intende adottare sulle vetture compatte di prossima produzione. Le caratteristiche sono chiare, abbiamo ripreso quelli che sono i concetti stilistici dietro ai nostri crossover di successo, li abbiamo in qualche modo esasperati, se vogliamo, e li abbiamo applicati ad una vettura compatta ed il risultato, devo dire, è estremamente interessante. Ma quando arriverà la nuova Micra? Sappiamo già, abbiamo già delle date? Beh, al momento non abbiamo delle date già stabilite, però è chiaro, il nostro mondo è un mondo in continua evoluzione, Micra comincia ad avere qualche anno, però ancora se ne vende, no? E ancora funziona, almeno sul mercato italiano, e forse dovremo aspettare almeno un paio d'anni per avere appunto la nuova Micra. E a proposito di vendite, come sta andando il mercato? Qual è il settore del mercato per quello che riguarda il marchio Nissan in questi primissimi mesi del 2015? Beh, se guardiamo al mercato complessivo è chiaro che vediamo una ripresa del mercato, quindi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno abbiamo degli incrementi e degli incrementi anche molto interessanti. Per noi Nissan sono stati due mesi estremamente interessanti, stiamo oggi raggiungendo delle quote di mercato che sono per noi dei record storici e quindi se tutto continua in questo modo sicuramente chiuderemo quest'anno facendo il nostro record di sempre. Allo stand Maserati per parlare di una novità, un allestimento particolare per la prestigiosa Ghibli, la versione Ermenegildo Zegna. Innanzitutto partiamo dall'esterno per riconoscere questo gioiello. Sì, dato il grande successo che abbiamo avuto con la Ghibli dal momento del lancio, quindi confermato da numeri importanti e ormai leadership conclamati in ogni singolo mercato in Europa a livello mondiale, al Salone presentiamo questa versione, frutto della partnership con Ermenegildo Zegna, quindi con una colorazione particolare sull'azzurro che va a richiamare poi anche il nuovo wall che abbiamo al nostro stand e soprattutto poi con una delle particolari per quanto riguarda gli interni, in cui all'interno ci sono un mix combinato tra quello che riguarda pelle e seta. Non è fatto solo per motivi estetici, perché la seta posizionata nella parte centrale della selleria consente una migliore aderenza e quindi essere ancora più stabile alla guida e nella tenuta. Bene, allora si sono appena chiuse le luci sui 100 anni su questo fantastico compleanno, però il futuro è estremamente roseo, o in questo caso azzurro. Sì, è molto azzurro, richiamiamo anche il colore blu che ormai distingue anche le Maserati, e
sicuramente siamo molto soddisfatti. Siamo sempre coi piedi per terra, però siamo ottimisti, e quello che abbiamo ottenuto in questi due anni è stato veramente uno step importante che ci fa vedere con grande ottimismo al futuro, quindi alle 75.000 nel 2018, che sono un obiettivo raggiungibile alla nostra portata, e notiamo anno dopo anno che il nostro brand acquisisce sempre più valore, sempre più clienti hanno la richiesta del nostro marchio, quindi siamo estremamente soddisfatti. Fermi tutti, prima di andare in pubblicità, mi raccomando, vi devo ricordare che grazie a voi l'iniziativa Tester per un giorno, ideata e curata da Safe Drive, Automobilismo, il giornale Pit Stop Advisor, sta continuando a riscuotere un enorme successo. La vettura protagonista di questo mese la scopriamo insieme alla scheda preparata dalla nostra redazione. Questo mese Safe Drive ti regala l'opportunità di salire a bordo della nuovissima Land Rover Discovery Sport, la sport utility inglese che darà vita a una inedita gamma di modelli, un po' come è stato per la sorella Range Rover. Design decisamente innovativo e audace rispetto alle versioni precedenti. Quello che non cambia è la grande versatilità. Discovery Sport non tradisce il DNA del marchio, svelando doti off-road decisamente interessanti grazie alla consolidata tecnologia Terrain Response. Al lancio sono disponibili propulsori 4 cilindri turbo, 2 litri benzina e 2 litri e 2 turbo diesel. Trasmissione automatica a 9 rapporti o in alternativa manuale a 6 rapporti. Il listino di Land Rover Discovery Sport parte da 35.600 euro. Le modalità di partecipazione non smetterò mai di ripetervele, sono sempre le stesse. Iscrivetevi attraverso il form dedicato che trovate sui siti dei media partner dell'iniziativa e tentate la fortuna. Solo così infatti potrete vestire i panni del giornalista per un giorno e scrivere non soltanto 3 articoli che verranno pubblicati sul mensile Automobilismo, sul quotidiano Il Giornale e sul portale pitstopadvisor.com. Potrete anche realizzare un servizio TV per Safe Drive. Affrettatevi quindi, vi aspetto qui. Le iscrizioni sono valide fino al 4 di aprile. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your wheel partner. D-Link, benvenuto nella casa del futuro. Vi aspettano dopo la pubblicità. Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your wheel partner. D-Link, benvenuto nella casa del futuro. Ho appena comprato Diavolina accendifuoco ecologico, ideale per accendere camini, stufe e barbecue in maniera pratica, veloce ed ecologica. Infatti garantisce in odore una fiamma intensa per oltre 10 minuti. Ma vuoi che io non conosca Diavolina? Nella sua confezione da 100 cubetti unisce la praticità e la qualità di Diavolina alla bellezza di un elemento di arredo per il camino. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Prova anche Diavolina accendifuoco ecologico nella sua confezione da 28 cubetti. Segui le tue emozioni e troverai la tua strada. Tu e la strada, una cosa sola. Pneumatici Hankook, partner ufficiale UEFA Europa League. Sicurauto.it, news, tecnologie, aftermarket, consigli e guide utili sull'auto come non le hai mai viste prima. Il Salone di Ginevra, come ogni anno, ha visto sfilare in passerella modelli prestigiosi che mixano sapientemente tecnologia, eleganza e prestazioni sportive. È questo il caso delle vetture Infiniti, marchio di lusso del gruppo automobilistico Nissan. QX30 in effetti ha questa forma straordinaria, questo appeal, questo design unico. È una vettura che punta decisamente a lasciare il segno e a attrarre.
è ancora una concept che viene presentata in anteprima al Salone di Ginevra, entrerà in produzione entro il primo semestre del 2016, quindi una vettura di un segmento C di lusso compatto che andrà a trarre una nuova fascia di clientela del lusso. Se poi la sportività si lega al rispetto ambientale, allora si ottiene la ricetta perfetta per divertirsi senza troppi sensi di colpa. E questa è infatti la mission del brand Lexus, che ha ormai completato per intero l'ibridizzazione della propria gamma. NX300, vettura lanciata a ottobre 2014, mercato Italia che in questo momento ci sta dando tantissime soddisfazioni, rappresenta il più del 60% dei volumi della nostra gamma. È una vettura fantastica, ovviamente 100% hybrid, come diciamo la nostra gamma in questo momento rappresentata sul mercato Italia, ed è sicuramente la vettura sulla quale puntiamo tutta la nostra attenzione per tutto sicuramente il 2015. Lexus si sta caratterizzando per un design sempre più accattivante, che è in grado di fare anche conquista su nuovi clienti, che trovano in questa vettura delle risposte a, diciamo, anche a non essere un po' più anticonformista rispetto alle classiche proposte sul mercato. Prezzi abbordabili, direi anche diciamo soluzioni di acquisto abbordabili, tutto per rendere sempre più accessibile la gamma Lexus e per poterla proporre nel migliore dei modi. Quando si tratta invece di mettere in mostra i muscoli, allora salgono in cattedra i fuoristrada del marchio Jeep, che con le loro linee esterne si sono resi protagonisti della kermesse svizzera. Oggi a Ginevra stiamo completando pian pianino la gamma di motorizzazioni per il Jeep Renegade. In questa occasione stiamo presentando il primo motore benzina, un 1004 con cambio automatico 9 rapporti e con la trasmissione 4x4 a Jeep Active Drive. Inoltre stiamo presentando due oggetti particolari che vedete qui sullo stand. Il primo alle mie spalle è questo Jeep Wrangler, che è l'icona del nostro brand, che stiamo presentando in questo caso nella veste Mopar, che si chiama Hard Rock. Secondo oggetto molto particolare è il Renegade Hard Steel, che è un esercizio fatto insieme a Mopar con degli accessori molto, molto particolari, anche fatto insieme al nostro centro stile, e vuole mettere in evidenza un po' questo carattere off-road un pochettino più estremo che il Renegade può anche raggiungere nelle sue versioni stradali, come per esempio sulla Trailcock, ma messi ancora più in evidenza con questo allestimento che abbiamo fatto su questa vettura. Allo stand Mitsubishi cominciamo a parlare del futuro. Il futuro è alle nostre spalle, il futuro è ibrido, il futuro è una macchina veneristica. Sì, al Salone di Ginevra abbiamo due importantissime novità. La prima a cui si riferiva lei è un nuovo concept che anticipa un po' le linee di quello che sarà il crossover compatto del futuro Mitsubishi. È una macchina ibrida plug-in con motore anteriore sia termico che elettrico, che ha l'ambizione di ridurre le emissioni sotto i 40 di CO2, con una range di mobilità in solo elettrico molto più estesa di quelle che sono le attuali mobilità degli ibridi elettrici. L'altra novità di Ginevra, che è una novità molto importante per noi, perché in Italia il pick-up è sempre stato uno dei mezzi più importanti della nostra gamma, arriverà già subito dopo l'estate. È un pick-up completamente nuovo, con un motore completamente nuovo, un 2.4, con due possibilità di potenza, una oltre i 150 cavalli e una oltre i 180, con emissioni che scendono moltissimo, fino al 169 grammi di CO2, che è al meglio del segmento. La vettura sarà dotata di tutte le funzionalità di cui siamo abituati nella gamma Mitsubishi, quindi con il Super Select, la possibilità delle ridotte, e avrà anche una dimensione all'incirca di 5,20 m con un cassone nella parte posteriore di 1,5 m. Ecco, anche in questo caso è doveroso parlare di gamma, perché chiamiamola magari un po' volgarmente cabina, a varie dimensionamenti e numero di posti. Sì, noi avremo due possibilità di allestimenti, il cosiddetto Club Cab, che è 4 posti, e ha la grande novità di avere non più solo 2 porte, ma 4 porte ad apertura a compasso, quindi una grande funzionalità per l'accesso sia dei passeggeri che delle cose all'interno della cabina. E poi c'è il nostro cavallo di battaglia, che è il Double Cab, che in sostanza è una vettura nella parte cabinata, ma si porta nella parte posteriore anche un cassone con una grande capacità di carico di circa 1 tonnellata.
Stand Jaguar, la protagonista è una, si chiama XE, una nuova sfida Jaguar alle berline di lusso, specie quelle tedesche, diciamo la verità. Sì, la XE è stata già presentata al Motor Show di Francoforte, però adesso sta entrando in una fase vicina alla commercializzazione. Abbiamo avuto parecchi, più di 100.000 keep me inform, cioè persone che hanno chiesto sul web di essere tenute informate delle novità relative a Jaguar XE. XE è sicuramente una grossa innovazione per Jaguar e per tutto il mercato. È la prima vettura di questo segmento col telaio totalmente in alluminio. La Jaguar XE è anche la prima Jaguar che monta i nuovi motori Ingenium. Sono dei motori appositamente costruiti direttamente da Jaguar Land Rover. Hanno una grossa versatilità di utilizzo e di potenze. Nella versione d'ingresso raggiungono 99 grammi di CO2 per chilometro, che è un dato veramente straordinario, grazie anche al telaio in alluminio, per una vettura che non è ibrida. I prezzi, anche i prezzi, voglio dire, è un vostro cavallo di battaglia, insomma avete puntato molto sui contenimento dei prezzi di questa vettura. Sì, la vettura parte da 37.000 euro, quindi nel cuore del segmento CD. Poi cresce ovviamente in relazione a motorizzazioni e allestimenti fino a oltre 50.000 euro. La casa automobilistica Honda ha deciso di far sognare il pubblico internazionale qui al Salone di Ginevra. Quest'anno presenta veramente tanta adrenalina, a partire dalla vettura che abbiamo alle nostre spalle, la NSX. Svelaci qualche segreto di questa supercar. Ecco, come dicevi tu, sì, per noi vuol dire quest'anno entrare nella Formula 1, quindi ieri abbiamo presentato piloti, squadra, abbiamo fatto, diciamo, abbiamo legato questo evento alla presentazione dell'NSX per la prima volta, marchiata Honda per l'Europa, e la Civic Type R. NSX è un concentrato di tecnologia, una vettura ibrida, tre motori elettrici, oltre 500 cavalli, motore 3500 V6 turbo, che altro dire, un 4x4, anche se 4x4 è un po' riduttivo, un super handling, quindi una macchina divertentissima da guidare. Arriverà anche in Italia? Sì, sì, a fine anno la presenteremo, commercializzazione i primi mesi del 2016. E un pochino prima però avremo modo di conoscere la Type R, la versione più sportiva, insomma, di una delle vostre best seller. Diciamo più abbordabile, ma anche questa è una macchina unica, è la Type R più cattiva da sempre, è una macchina da 310 cavalli, anche questa 2000 Turbo Airdrome Technology Engine, insomma anche questa è un mostro della strada. Molto divertente da guidare, ha battuto il record per la trazione interiore sul Nürburgring, insomma una vera Type R. Però Honda pensa anche a vetture un pochino più fruibili, destinate magari al tempo libero, alla famiglia, ed è il caso quindi di dare un occhio anche a HR-V. Beh certo, poi qui abbiamo una grande anteprima, diciamo per la maggioranza del pubblico, la presentazione del nostro piccolo SUV, che è l'HR-V, che porta il nome di una macchina di successo di tanti anni fa, è più piccolo del CR-V. Un bellissimo design anche questo e quindi una macchina che tanti aspettano, hanno già cominciato ad ordinare. Ecco, come si declinerà la gamma di HR-V? Beh, c'è un 1500 benzina VTEC, Airdream Technology, e poi arriva il diesel 1600 da 120 cavalli che già equipaggia il CR-V. Per non dimenticare c'è anche la Jazz, ultima ma non ultima, che è un grande evento anche questo e che tra tanti eventi si perde un po', è una macchina completamente nuova, nuovo motore 1300 a bassissimi consumi e anche questa è 2015. Ecco, come cambia per l'appunto la Jazz? La Jazz è diventata una macchina ancora più importante, estremamente rifinita soprattutto gli interni, consumi veramente bassi, insomma una vettura veramente multiruolo e multifunzione. Sono ormai parecchi anni che Hyundai ci abitua il palato con davvero tante novità, però forse in questa edizione 2015 del Salone di Ginevra davvero si è superata. Tantissime le presentazioni, partiamo da forse quella che è la più importante, possiamo dire, cioè la nuova, completamente nuova Tucson, vero? Verissimo, noi qui oggi a Ginevra presentiamo in anteprima mondiale la nuova Tucson, si colloca nel segmento dei SUV compatti di segmento C e in questa categoria, quella dei SUV, Hyundai ha fatto la storia. E quindi con questa Tucson sostanzialmente rivitalizziamo una storia importantissima per il marchio Hyundai. E poi si passa, diciamo così, da più piccola forse in gamma, la i20, anche questa si rinnova con un facelift piuttosto sostanziale. La i20 che abbiamo già lanciato nel mercato italiano nelle prime settimane di gennaio, che già si sta affermando in maniera importante, la troviamo anche qui nella versione coupé.
quindi non una tre porte ma una vera e propria, diciamo, body style dedicato a una vettura compatta di segmento B. Dalla I20 passiamo alla I30, ve l'avevamo detto, insomma sono davvero tante le novità e dobbiamo andare piuttosto veloci. Siamo molto orgogliosi di presentare anche qui la rinnovata gamma di I30 nella versione 3 porte, 5 porte, station wagon e anche nella motorizzazione turbo, quindi una versione più sportiva. Saliamo d'Italia, parliamo di I40. La I40 forse il facelift più riuscito, l'ammiraglia Hyundai che ha nella versione station wagon anche qui una caratteristiche completamente nuove, motori ovviamente tutti Euro 6 e anche una nuova trasmissione a doppia frizione con 7 rapporti. Allo stand mini non vediamo degli esemplari completamente nuovi, ma la gamma si allarga con degli allestimenti che il pubblico aspettava. Effettivamente abbiamo un paio di novità interessanti. La prima sicuramente avrà un grande mercato in Italia con la nuova Mini Countryman Park Lane. È una nuova declinazione esclusiva della nostra ben conosciuta e con grande successo in Italia Mini Countryman. Abbiamo anche però una novità mondiale, la nuova Mini John Cooper Works. Quindi torniamo ad avere l'apice della Mini sportiva. Per la prima volta arriviamo a 231 cavalli, la Mini più sportiva di sempre, pura adrenalina declinata in versione Mini. All'interno della gamma è arrivata di recente la 5 porte, vedremo anche questa declinazione John Cooper Works per la Mini da famiglia? No, questo non lo vedremo, manteniamo il suo DNA della Mini John Cooper Works in versione 3 porte, però certamente parliamo del 2015, è l'anno della Mini. Abbiamo una gamma che non è mai stata così giovane, così rinnovata, abbiamo di recente lanciato la nuova Mini 5 porte, questa è la grande novità, ha letteralmente aperto due nuove porte ad una clientela che avrebbe sempre sognato di guidare una Mini, ma che per necessità pratica aveva bisogno di un accesso ai posti posteriori. E poi è sempre difficile strappare una battuta, però il 2015 non si ferma qua, anzi è appena cominciato, ci saranno tantissime novità a partire poi da Francoforte. Beh, ovviamente normalmente cerchiamo di non guardare troppo avanti, però possiamo dire che effettivamente è l'anno della Mini, perché anche verso la fine dell'anno avremo una grandissima novità, la nuova Mini Clubman, che darà un'ulteriore luce e un'ulteriore spinta al brand Mini. Stand SsangYong protagonista a Tivoli, caspita che sostanza, davvero tanta roba mi viene voglia di dire, perché? Beh, innanzitutto la prima vettura del corso Mahindra, perché è l'assalto a un segmento importante come quello delle SUV compatte, perché c'è tanta sostanza, tanta qualità, grande design, infotainment a non finire potremmo dire. E poi il nome Tivoli, partiamo da questo, un nome insomma che a noi italiani piace, possiamo dire che è un'auto, forse esagero, non pensata per il mercato italiano, però ispirata un po' all'italianità, cioè alla voglia di divertirsi e allo stile. Ma guarda, c'è molto di vero in quello che hai detto, nel senso che il marchio si è posto l'obiettivo di creare una world car, ma ovviamente con un grandissimo occhio e una grandissima attenzione a quello che è il mercato europeo, che volenti o nolenti è quello che comunque domina nell'ambito dei trend e delle affermazioni. Tivoli è stata scelta perché ha una doppia valenza in Europa che noi italiani tendiamo a dimenticare, perché sì, conosciamo il luogo dove c'è la villa di Adriano, la villa d'Este, però non dobbiamo dimenticarci che più su a nord, a Copenaghen, qualche secolo fa hanno pensato di creare il primo theme park europeo dandogli questo nome, figurati. Quindi è un concetto di divertimento, ma anche agio, rilassatezza, buon gusto e tanta eleganza. Tanta qualità, questa l'abbiamo vista, abbiamo appurata, ma poi a che prezzo? Insomma, io penso che il segreto poi del successo sia anche quello. Sì, anche se vorrei dire che questa, il pubblico italiano ormai ha capito che se la vettura costa poco, un motivo c'è, con tutto il rispetto per altri che hanno seguito questa politica. Noi siamo convinti che ci piazzeremo in una fascia di prezzi, con tutte le versioni, abbiamo previsto 3 livelli di allestimento che saranno molto attraenti. Bene, abbiamo visto che la sostanza è davvero tanta, ma parliamo delle motorizzazioni e delle trasmissioni, ecco, come si presenta al momento del lancio Tivoli? Guarda, l'aggettivo giusto è completa, perché avremo due motori, diesel e benzina, per l'Italia è già prevista anche la conversione a GPL da fabbrica, quindi primo impianto, 1.600 cilindrata, quindi una cilindrata molto in sintonia con l'attuale trend di vendite, potenze assolutamente ragionevoli, ma anche sostenibili, stiamo dai 115 ai 125 cavalli, due tipologie di trasmissione, quindi automatico e manuale, due tipologie di trazione, due ruote e quattro ruote motrici, che è un po' il punto forte della gamma SsangYong intera,
siamo gli unici che hanno una gamma con quattro modelli, tutti disponibili a quattro ruote motrici, devo dire anche delle trasmissioni a quattro ruote motrici molto molto competenti. Si conclude così anche il secondo appuntamento interamente dedicato al Salone di Ginevra, l'85esima edizione. È arrivato quindi il momento dei saluti finali, delle impressioni finali. Andrea, cosa ti ha stupito? Come hai trovato questo salone quest'anno? Allora, se ti devo dire cosa mi ha stupito, sarò quasi banale, direi le supercar, a partire dalla Ferrari 488, la Porsche 911 GT3, ma poi anche qualcosa di speciale in Alfa Romeo con la Spider e poi la McLaren GT1R. Nell'insieme invece a livello medio-piccolo non ho trovato delle grandissime novità, però si è lavorato molto bene, di cesello, di dettaglio, motori più economici, prestazioni sempre più interessanti, infotainment di riferimento, proprio perché le auto si vivono anche a bordo quotidianamente. Beh, sicuramente secondo me poi comunque l'atmosfera era molto più positiva rispetto agli altri anni, oltre 10.000 i giornalisti accreditati in questa edizione. Michele, invece tu cosa mi dici in questi saluti finali? Guarda, io esco un po' dal coro, a me è piaciuta molto SsangYong Tivoli, una subcompatto medio ma che ha espresso tantissima qualità, oltre a un grande appeal sotto il profilo del design. Un'altra osservazione è che è un salone poco green, cioè si è visto veramente poco prodotto dedicato alle vetture verdi, alle vetture appunto ecologiche, e questo un po' mi ha stupito, mi aspettavo molto di più da questo punto di vista. Ecco, però tanta sportività, adrenalina dalla Mercedes alla NSX in casa Honda. Si conclude così, come dicevo prima, il secondo appuntamento speciale qui da Ginevra. Non dimenticate però che nella prossima puntata avremo ancora qualche chicca da svelare. Passo di nuovo la linea ad Elisa e da Ginevra è proprio tutto. Ed eccoci ritornati nello studio di Safe Drive. Dopo due emozionanti puntate si conclude il nostro ricco speciale dedicato all'85esima edizione del Salone di Ginevra. Speriamo di esservi stati davvero d'aiuto nel raccontarvi tutte queste novità che arriveranno nei prossimi mesi sul mercato italiano e non solo, ma voi avete preso appunti, mi raccomando, per il prossimo cambio auto? È fondamentale, eh? Ne avete apprezzata una più di tutte? Fatecelo sapere attraverso il nostro canale di YouTube, dove potrete rivedere i servizi realizzati dalla nostra redazione, non soltanto a Ginevra, ma anche tutte le puntate precedenti, e sulle pagine dei nostri social network, Facebook, Twitter, sempre assolutamente aggiornate. Senza dimenticare il nostro sito internet, che vi ricordo www.safe-drive.it. Per oggi è davvero tutto, vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, vi aspetto settimana prossima per un'altra emozionante puntata da vivere assieme. Ciao, buonanotte. Arrivederci da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your wheel partner. D-Link, benvenuto nella casa del futuro.